26 marzo 2018 Milano marcia trionfale. Houston continua a ritmo di record a vivere la sua miglior stagione di sempre, toccando per prima quota 60 vittorie e aumentando il vantaggio sulle inseguitrici anche nel team ranking, la classifica con cui ogni settimana Gazzetta.it misura i rapporti di forza nell'association basandosi su record, stato di forma, valore del roster e obiettivi. Dietro i Rockets risalgono i Celtics e tornano a volare i Cavs, riportati nella top 5 dagli straordinari numeri di LeBron James. Salgono anche gli Spurs, scivolano intro Wizards e Heat. James Harden favorito per vincere l'MVP. AP questa ufficialmente la miglior stagione della storia dei Rockets, per la prima volta oltre quota 60 vittorie e col primo posto del West in cassaforte per manifesta superiorit. Harden prosegue a suono di magia la corsa all'MVP, Mike D'Antoni studia le rotazioni in vista dei playoff. Houston pronta per qualcosa di più serio, tre sconfitte nelle ultime 5 sembrano più la conseguenza del rilassamento, dopo aver messo in cassaforte il primo posto a Est che è lo specchio di problemi di squadra. Pronto resta l'unica nella top 5 per efficienza sia offensiva che difensiva e deve concentrarsi sulla sua missione pre-playoff, preparare la second unit, cosa determinante per questa storica stagione, al cambio di passo necessario per fare strada nella post-season. Golden State Warriors 54-19 picche le 9 partite che mancano da qui alla fine, saremo secondi, non ci sono più dubbi, ha detto Steve Kerr prima del KO. Con Utah, i Warriors si preoccupano dell'infermeria che resta sovraffollata di All-Star. Kerry ci rimarrà almeno per tutto il primo turno dei playoff, coach Kerr punta per di ritrovare Dura, Green e Thompson prima che la regular season finisca. La vita senza 4 All-Star durissima, chapeau. 3 vittorie consecutive con mezza squadra in infermeria sono il testamento dell'incredibile lavoro di Brad Stevens, coach che è riuscito ad inculcare nella sua squadra una mentalità da battaglia indipendentemente da chi scende in campo. Servir soprattutto nel primo turno playoff senza Kyrie Irving e Marcus Smart. Intanto porta vittorie, anche se il 2 posto cosa fatta? Cleveland Cavaliers 44-29 LeBron in questo momento batterebbe da solo anche i Rockets. King James ha trascinato i Cavs a 5 vittorie di fila con 34,4 punti, 9,6 rimbalzi e 11,2 assist di media nella striscia vincente, tirando col 61,5% dal campo. Cleveland il suo one-man show, ma il re sta ritrovando la sua corte. A cominciare da Kevin Love, rientrato a 20,3 punti e 10 rimbalzi di media. I Cavs non andranno oltre il 3 posto, ma stanno ritrovando i pezzi mancanti, l'infermeria quasi vuota, e sono in netto miglioramento. NBA 24 secondi, LeBron migliore di sempre ma Harden prenota l'MVP Portland Trail Blazers 45-28 quella di Oklahoma City una vittoria fondamentale in chiave terzo posto. Nonostante 14 vittorie nelle ultime 16 partite, per il piazzamento tra Rockets e Warriors tutt'altro che in cassaforte, visto che Portland ha un calendario complicato da 6 gare su 9 lontano dal Moda Center. Coach Stotts però ha fiducia, perci il suo supporting cast cresciuto a tal punto da diventare stampella fondamentale per le starliare MC Collum. Oklahoma City Thunder 44-31 scivolone casalingo inopportuno contro Portland, solo la 2 sconfitta nelle ultime 9 uscite, ma complica tantissimo la corsa al 3 posto visto che i Blazers hanno il vantaggio negli scontri diretti e i Thunder hanno il 2 calendario più duro tra chi lotta per i playoff. Preoccupante, soprattutto in chiave playoff, l'involuzione di Carmelo Anthony, nelle ultime 9 gare viaggia a 11.